lanciano la luce nel pelo, non importa la nave. Questa iniziativa si colloca all'interno della campagna che abbiamo lanciato per sostenere il circolo. L'occasione era partire dal testo di Vladimiro Giacchè, che è appunto La fabbrica del falso, e fare un discorso più generale su quello che è l'attacco alla cultura. Il circolo Lavorà, come appunto altre realtà che ci sono sul nostro territorio, rappresentano ambiti di cultura, di controinformazione, di conoscenza, ambiti in cui ancora si cerca di sviluppare una crescita in una società di tipo diverso. È molto importante l'attività che fate, perché è un'attività di passaggio, cioè dalla cultura al senso comune, alla diffusione, cioè di certe tematiche, in una direzione critica. Si tratta di svelare il linguaggio malato, un linguaggio quindi che spinge propriamente dove non si deve andare. La fabbrica del falso e il sistema della menzogna può funzionare solo in assenza di strumenti critici individuali. Se qualcuno ha strumenti critici individuali, spegne la televisione oppure segue alcuni programmi soli e sa leggere in un certo modo le informazioni che gli arrivano. Questo deve finire, perché se questo succede, la propaganda non è efficace, la fabbrica del falso non funziona. Bisogna distruggere il sistema della pubblica istruzione, e la prima cosa da fare non sono i tagli, ma farlo scadere di livello. Pare che Giulio Tremonti abbia detto, beh, insomma, che con la cultura non si mangia. Aggiungono indaffarati alcuni leghisti che loro sì, no, non riescono a leggere, non hanno tempo per leggere i libri, perché loro debbono fare e non possono leggere i libri, come a intendere che chi sa le cose le fa e chi gli altri invece leggono i libri e se li raccontano. Carlo Cattaneo, in un'epoca nella quale l'economia politica classica si considerava il paradigma dominante, ha in un suo scritto, del pensiero come principio di economia pubblica, fatto una importantissima innovazione che è sempre rimasta poco conosciuta. La sua idea è molto semplice. L'economia politica classica, chi se l'è studiata la conosce, si basa su una triade: la terra, il capitale e il lavoro. Cattaneo aggiunge un quarto elemento, senza del quale l'economia non funziona, e questo lo chiama l'intelligenza. Quello che nel titolo è il pensiero, nel testo diventa l'intelligenza. Da Cattaneo, che è un pensatore sicuramente non socialista, sicuramente appartenente alla sfera di pensatori che noi chiameremo pensatori borghesi, esprime però una costante, una caratteristica specifica di ciò, di quello che è il valore della cultura. Cioè la cultura serve, è un potente fattore di sviluppo della società umana e della società economica, delle economie. Io credo che questo si debba ricordare, si debba ripetere, proprio in un momento come questo, nel quale si pensa di tagliare la cultura perché, vedete, una cosa superflua, un orpello, non serve. No, è l'esatto contrario. Io credo che sia ora di rialzare la bandiera della meritocrazia. Sia ora di non lasciarla più nelle mani della Gelmini. Io credo che l'università italiana e la scuola italiana e l'università italiana vadano disboscate da migliaia di piccolo borghesi privilegiati, viziati e parassiti. Io credo che la scuola e l'università debbano essere solo per i meritevoli. Suona la sirena, e vuoi al trabacco.
sé. Il caso della scienza presenta un diaframma ulteriore per quello che riguarda la possibilità di accedere a almeno a una cultura critica, quindi io proprio alla verità ci credo poco, ma almeno ad avere una consapevolezza critica delle cose, perché c'è appunto un ulteriore piano che si frappone e che è dato, a mio parere, dalla casta degli scienziati. Questa casta scientifica si proclama come depositaria della verità e garante della verità, per cui il cittadino comune è spaventato ed è trattenuto dall'esprimersi sulle cose scientifiche, perché sono gli scienziati che sanno e che possono in qualunque momento sbugiardarlo, contraddirlo, dimostrargli che le cose non stanno così. Nel caso della scienza c'è una parola che viene usata spesso, la oggettività della scienza, che viene portata come sinonimo di verità, perché oggettività viene intesa o almeno presentata dagli scienziati appunto come qualcosa che è verità. Io non credo affatto che la scienza sia la base della verità e che l'oggettività voglia dire verità. L'oggettività vuol dire che la scienza ha delle conoscenze rigorose, quantitative, quindi riproducibili, però questo è ben lontano dall'essere, per esempio, uno dei concetti che viene quasi dato per scontato, o perlomeno viene spesso ripetuto, è che la scienza è una forma di cultura superiore alle altre, proprio perché adotta dei metodi rigorosi di misura, di controllo, di verifica. Ecco, ma questo non vuol dire che sia superiore. Io dico sempre ai miei studenti sempre che la poesia non è inferiore alla scienza. I falsi racconti hanno sollevato sempre le foglie, le notizie false in tutte le loro implicazioni, che fossero dicerie, leggende, imposture, hanno sempre riempito la vita dell'umanità. Questo è da sempre, da quando c'erano gli eedi, i cantori, i messi dell'imperatore. Certo, ora questa forza mediatica centuplica questa cosa, anzi non saprei neanche che termine usare, cioè porta ovunque, porta, penetra ovunque. E inconsciamente gli uomini, le persone, esprimono in queste false notizie i loro pregiudizi, i loro odi, i loro timori, le loro forti emozioni. Cioè sono, e qui riprendo però Pierluigi Orsi, sono i grandi stati d'animo collettivi che hanno il potere di trasformare una leggenda o una percezione inesatta, una notizia falsa, in verità. Se ci fosse una cultura individuale, libera da ideologie anche, perché se si serve un'ideologia e non si dice la verità, quella verità ci si ribatterà contro.